Un segnale forte nel segno della legalità lo ha voluto dare la città di Monreale con la cittadinanza onoraria conferita al prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia. La cerimonia di conferimento si è tenuta nella sala consiliare del comune di Monreale. Vi hanno preso parte anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Nello Musumeci, l'assessore al lavoro, Esther Bonafede, i deputati regionali del PDL, Francesco Cascio, il capogruppo Nino D'Asero, il questore Nicola Zito, il tenente colonnello dei Carabinieri, Pierluigi Solazzo, il viceprefetto Maria Teresa Cucinotta. Momento importante e eccezionale quello di oggi di conferire la cittadinanza onoraria al prefetto Caruso. Si tratta di una persona che è stata sempre vicina non solo al territorio ma vicina personalmente a tutti noi sindaci che abbiamo ma tanto bisogno delle istituzioni. Io posso garantire da sindaco di questa città e da presidente del Consorzio di Sviluppo e Legalità di averla avuto sempre vicino non solo come prefetto ma anche come uomo. Per il prefetto Caruso, che a Palermo vive e lavora da anni e che ha ricoperto sia l'incarico di questore della città che quello di prefetto del capoluogo siciliano, si tratta di un riconoscimento che va più all'attività dell'agenzia che a lui come persona. È un modo di valorizzare l'agenzia, che sta svolgendo proprio su questa tematica, a mio giudizio, un ruolo importantissimo, se non addirittura determinante, nella lotta alla criminalità organizzata, che abbiamo dimostrato non può essere fatta e conclusa e ritenersi conclusa solamente sconfiggendo l'ala militare delle organizzazioni mafiose con gli arresti e quindi con l'attività repressiva, ma coronando il tutto con l'aggressione ai beni patrimoniali che la criminalità ha acquisito illecitamente e il riutilizzo ai fini sociali, ai fini istituzionali di questi beni. Così si chiude il cerchio del contrasto alla criminalità organizzata.